La città si mobilita per chiedere le dimissioni di Cialente dopo questo terremoto. Ma siamo al redderazionem, non abbiamo più certezze e l'Aquila vuole certezze. Non c'è più un rapporto con il governo, si è persa la fiducia da parte del governo e la si è persa perché si danno messaggi sbagliati da questo territorio, prima soltanto politicamente, adesso con queste inchieste giudiziarie di cui a livello penale non ne voglio assolutamente parlare, ma qui c'è un discredito totale di tutto un territorio, di una classe dirigente. Una lotta tutta interna al Partito Democratico, da Trigili a Letta, a Renzi e allo stesso Cialente con tutta la sua maggioranza. C'è una mancanza di fiducia totale anche all'interno dell'amministrazione. Abbiamo visto il sindaco Cialente appunto che non ha responsabilità personali, non lo so, però quelle politiche sì e sono tante, perché se un sindaco in 7 anni non si è accorto di tutto quello che gli è successo attorno, evidentemente è ancora più colpevole in quanto politico e in quanto persona investita di una responsabilità di tutela proprio di questa trasparenza che oggi più che mai durante la ricostruzione, durante il processo di ricostruzione, gli aquilani chiedono e di cui hanno bisogno. Anna Lucia Bonanni, 5 gruppi civici per dire basta a questa amministrazione comunale. Sì, noi è da tempo che lavoriamo, già dal post terremoto, all'interno di vari movimenti cittadini che hanno combattuto la corruzione, hanno lottato contro gli sciacalli, hanno fatto delle proposte, hanno lottato per la sospensione delle tasse, hanno lottato contro il commissariamento, volevano una governance aquilana. Una parte di noi è confluita in alcune liste civiche che si sono già poste come alternativa a un possibile ritorno del sindaco Cialente. E oggi a maggior ragione abbiamo criticato già da prima le incapacità, le lacune di questa amministrazione. Oggi noi constatiamo che questa amministrazione non solo non è stata capace di gestire la ricostruzione, adesso abbiamo anche scoperto che non è più neanche credibile. Noi non siamo più credibili come città di fronte all'Italia intera. Pensiamo a chi ha fatto delle donazioni per la ricostruzione di questa città da Milano o da Palermo. Che cosa dovrà pensare di noi? Noi non ci sentiamo assolutamente rappresentati da questa amministrazione, tutta quanta. Il problema non è il sindaco in sé, non è un assessore, non è un dirigente, è un sistema di potere che finora ha lavorato come sistema di potere, non come governo e come amministrazione. Si sta facendo passare il messaggio che ci sia qualche mela marcia, è un sistema corrotto nel complesso, marcio, deve andare via e deve lasciare spazio alla parte sana di questa città. C'è un'alternativa eccellente, c'è una parte sana di questa città che finora non si spende insieme a questi politici e a questa classe dirigente, ma un'alternativa esiste e noi stiamo cercando di costruirla non da oggi, in seguito all'inchiesta. L'inchiesta la possiamo anche mettere da parte, dobbiamo costruire un'alternativa per un governo veramente trasparente. Si riempiono la bocca di trasparenza, di partecipazione, tutto quello che finora non è avvenuto, non hanno né le capacità né la credibilità ormai per portarlo avanti. È una manifestazione cittadina per dimettere il sindaco Cialente, non per chiedergli le dimissioni. Ti argomentiamo. La piazza è comunque piena, c'è coinvolgimento rispetto ai giorni scorsi, la gente quindi reagisce finalmente a un sistema che non è proprio più giusto per ricostruire questa città. Ma guardi, innanzitutto credo che la gente è venuta qui nel cuore della città per riprendere la dignità, perché in questi giorni sia in Italia che all'estero l'Aquila non ha fatto una bella figura, e allora dimettiamo il sindaco proprio per dare una possibilità di riscatto a questa terra e per dare soprattutto una possibilità alla ricostruzione, perché andando avanti così questa città non verrà ricostruita, andrà sempre peggio, e allora senso di responsabilità vorrebbero delle dimissioni spontanee che non sono venute, e allora il sindaco lo dimettiamo noi, lo dimette un'intera città.
tutta colpa del sindaco e dell'amministrazione o di chi ha fatto affari sporchi con soldi pubblici, o forse anche la città avrebbe dovuto monitorare, osservare, controllare con più attenzione quello che succedeva nelle stanze comunali o degli affari? No, guardi, la responsabilità non è solo del sindaco e della giunta, ma per il ruolo che ricoprono, che è proprio un ruolo che dovrebbe essere di controllo, la responsabilità è soprattutto loro, e per cui non è più possibile andare avanti. La responsabilità è soprattutto loro, perché nessuno si può stupire oggi, nessuno oggi può dire non sapevo, perché non so se si ricorda, personalmente sono mesi che in consiglio comunale denunciavo questi fatti, fui deriso e insultato dal sindaco, insulti a cui non ho risposto perché ho sempre pensato che il tempo fosse galantuomo, ma non mi immaginavo che il tempo fosse così veloce. Una grande risposta degli aquilani a questa manifestazione per chiedere le dimissioni dell'amministrazione comunale. Sì, effettivamente siamo un bel po' di persone, a dispetto della natura dell'aquilano, che comunque è abbastanza schiva e non ama andare in piazza, a dispetto del fatto che c'è un tendone negletto abbandonato, il luogo che dovrebbe essere per eccellenza quello dove la cittadinanza si raduna, che non ha nemmeno il comune non fornisce nemmeno la corrente elettrica, abbiamo dovuto portare un gruppo elettrogeno. Sì, io sono contenta, siamo in tanti. La responsabilità di ogni aquilano che pensa di fare fortuna col terremoto. Oggi ho visto un articolo, il Fatto Quotidiano, che titolava "Che culo questo terremoto", insomma una cosa del genere. Penso che nessuno possa speculare sul terremoto, questa città va ricostruita con i fondi necessari e niente di più. I fondi necessari vanno chiesti con progetti seri, progetti importanti. Non si deve avere prima e poi progettare dopo, si deve progettare tutti insieme, trasparentemente. Non è possibile che non si sappia alcunché dei centesimi, di ogni centesimo che esce, che per la ricostruzione si deve sapere tutto. Lo si fa in Emilia Romagna, lo si deve fare all'Aquila. Non è stato fatto perché non c'è trasparenza assolutamente, non c'è trasparenza, se voi vedete in nessun sito c'è trasparenza, invece tutti dobbiamo sapere tutto, proprio perché la trasparenza evita il malaffare. E allora perciò noi chiediamo con forza l'azzeramento, il commissariamento, come si fa per i comuni in odore di mafia, è la stessa cosa, non si può andare avanti così. Nell'ordinanza di custodia cautelare che è stata emessa si tratta di 4 arresti e 4 persone denunciate. Le sembra quantomeno strano, poi lasciando perdere poi quello che deciderà la magistratura, che l'unico amministratore che ancora... che l'unico amministratore ancora in carica, Roberto Riga, non è stato sottoposto agli arresti domiciliari, è l'unico che è stato solamente denunciato. Va bene, questo non posso entrare su quello che decide la magistratura. Penso che la magistratura debba fare luce a 360 gradi. Su questa città bisogna fare luce a 360 gradi su tante problematiche. Bisogna far luce sui soldi spesi, bisogna far luce sulle ruberie, se ci sono state, bisogna far luce sulla morte di 309 persone, sulle quali non si sa ancora nulla, cioè noi lo sappiamo, si stanno tentando 1000 depistaggi per non arrivare alla verità. Ma siamo davanti a una figura, in questo momento non c'è l'interessamento per il fatto penale, c'è un fatto etico che pone l'Aquila in senso negativo nei confronti dell'Italia e dell'Europa. È un qualcosa che non doveva essere assolutamente fatto, è un qualcosa per il quale la gente deve ribellarsi in maniera civile, ma deve ribellarsi, non si può andare avanti in questa maniera. Qui ad Aquila si deve sapere tutto di tutti in maniera trasparente, non deve essere sperperato né rubato nessun centesimo, si può fare, si deve fare, perché lo si fa in altre parti d'Italia, e allora non è più ammissibile nessun tipo di ritardo. C'è una dignità da riacquistare, noi dobbiamo parlare per i ragazzi di questa città, che non possono avere il marchio a vita di corrotti o di delinquenti, assolutamente no. Sono fortemente
preoccupato, sono fortemente preoccupato per cose che sono state già dette. Non è importante quello. Persone presenti qua dentro. Ma che stai a fare? Questo sia chiaro. Ma continua a leggere i corrotti. Cosa fai se sei onesto? Ma te lo ripeto davanti a tutti, guarda. Ma tu, allora ragazzi, ho detto, sono qui. Basta zitta. Allora, ho detto chiaramente e nei rapporti con il Partito Democratico sono sufficientemente noti, quindi non devo stare a spiegare nulla. Io sono davvero preoccupato per quanto si diceva prima, per un motivo semplicissimo, perché qualcuno per la città che ce la state divorando. Di commissariamento. Ma di che? Andatevene che andiamo a votare! Noi vogliamo votare, non vogliamo i commissari. Andiamo a votare. Andiamo a votare a maggio, se te ne vai. Questo schifo, noi andiamo a eleggere un altro sindaco. Ragazzi, però si deve rispettare chiunque prende il microfono, quindi 5 minuti abbiamo detto per ciascuno, se non li interrompete riesce a portare a termine il discorso. Mi pento, signori miei, voi vi state lamentando della politica, io in questo momento per alcune persone mi pento di quello che ho fatto, perché io posso portare e l'ho portato un curriculum trasparente nel 2009, l'ho portato a qualcuno.